È uno dei prodotti italiani più apprezzati al mondo e l'Italia è ricca di centinaia di varietà. Stiamo parlando del formaggio che in Veneto, alla sesta edizione di Formaggi in Villa, ha fatto bella mostra fra assaggi, degustazioni e importanti produzioni. E l'Emilia Romagna è riuscita ancora una volta a distinguersi. Noi siamo una grande produzione, ma fatta da tanti piccoli caseifici che lavorano artigianalmente. Quindi abbiamo voluto, presentare le nostre produzioni e siamo qua non soltanto a livello istituzionale come consorzio, che è anche sponsor principale della manifestazione, ma con sei caseifici. Abbiamo accompagnato la nostra presenza con sei caseifici, alcuni dei quali erano già presenti nelle manifestazioni delle edizioni precedenti di Formaggi in Villa. Quest'anno abbiamo arricchito la nostra presenza con tre caseifici di Parma, tre caseifici di Reggio Emilia. Molti i produttori del territorio presenti alla manifestazione. Mi dice che cos'è un parmigiano reggiano certificato kosher? È un parmigiano che non cambia molto da quello che è il classico parmigiano reggiano, solo che in questo caso può essere consumato da persone di religione ebraica. Ha partecipato al concorso come migliori formaggi, a fianco a lei c'è una targa, mi dice che prodotto ha portato in degustazione? È un formaggio che è già bello stagionato, troviamo della tirosina dentro ben concentrata ed è un formaggio da mangiare anche con delle salse, con un buon vino. Ma si può usare anche in cucina. Abbiamo partecipato con i nostri prodotti freschi, squacquerone e mascarpone, e siamo arrivati in finale per questo premio con il nostro mascarpone fresco artigianale. E per celebrare uno dei prodotti più apprezzati, il parmigiano reggiano, questo fine settimana in Emilia Romagna si svolgerà una nuova edizione di caseifici aperti, dove i più importanti produttori apriranno le porte dei loro caseifici tra feste, tour guidati e importanti degustazioni.